Al Carotti di Jesi di Esina che riceve l'Urbino, Leoncelli che devono riscattare il passo falso dell'ultimo turno in casa del Castelfidardo al cospetto della formazione ducale di mister Ceccarini. Partono però in avanti gli ospiti della prima conclusione di Russo, controlla Sanzaro fra i pali della porta Leoncella, poi ancora Sanzaro che deve stare attento su questo traversone di Morani che si spegne sul fondo. Di nuovo l'Urbino davanti con questa combinazione, il traversone messo in area da Calvaresi, allontana coi pugni ancora Sanzaro. Di nuovo la formazione ospite, il pallone che danza nell'area Leoncella e poi viene allontanato fino a che arriva la conclusione ancora di Russo. Pallone che si spegne sul fondo del campo, di là si vede la Jesina, l'affondo di Leon Giovannini, trova il fondo del campo, mette in mezzo questo pallone, Tamagnini si rifugia in calcio d'angolo, poi ancora Jesina con Leon Giovannini, la battuta su punizione, Belfiore non trova la deviazione in direzione della porta, difesa da Stafoggia, poi di nuovo l'Urbino nell'area Leoncella, questo pallone che Moricoli non riesce a indirizzare in direzione dello specchio della porta, difesa da Sanzaro, poi di nuovo Jesina da Trudo a Leon Giovannini, l'uscita di Stafoggia, il contrasto fra i due, nulla di fatto né da una parte né dall'altra, mentre l'Urbino torna a provarci su calcio d'angolo, doppia possibilità dalla bandierina per la formazione ospite, dalla buona fa proseguire di tacco, poi arriva Magnani a concludere alto, poi martedì va da Nazzarelli in area di rigore sotto porta per Leon Giovannini al 41esimo, il vantaggio della Jesina, l'appoggio in porta di Leon Giovannini sull'assist firmato da Nazzarelli dopo una travolgente azione sull'auto di destra da parte di martedì. Il vantaggio Leoncello in un momento di massima sofferenza, la Jesina trova il gol e si porta davanti, l'esultanza di Leon Giovannini finisce qui. Per quanto riguarda il primo tempo, squadre al riposo con il vantaggio della Jesina per 1-0, quando si torna in campo ci prova l'Urbino con questo pallone nell'area di rigore controllato ancora da Sanza, ripresa poi di nuovo l'Urbino, Nisi con l'affondo sull'out di destra da parte di Russo che mette dentro questo pallone, la presa bassa da parte di Sanzaro, ancora i Ducali, pallone nell'area piccola, allontana coi pugni Sanzaro, poi prova a ripartire in contropiede, la Jesina Iori gestisce questo pallone e va al lancio in direzione di Leon Giovannini, lanciato in porta, ma c'è la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente, posizione dubbia quella di offside segnalata dalla collaboratrice dell'arbitro Pigliacampo di Pesaro, ma in ogni caso si resta sull'1-0 in favore della Jesina che torna a doversi difendere sugli affondi dell'Urbino. Ancora i Leoncelli che devono guardarsi dagli attacchi della formazione di Ceccarini, di nuovo nell'area di rigori, il pallone messo dentro, prova ad allontanarlo Garofoli, insiste l'Urbino, ancora la battuta in direzione della porta e poi arriva Innocenti di testa a indirizzare a rete, grande Sanzaro qui ad alzare il corner e a salvare i Leoncelli, a mantenere inviolata la porta di casa, Jesina che resta in avanti, ancora dalla bandierina l'Urbino, pallone che danza in aria e c'è l'ennesimo controllo di Sanzaro fra i pali della porta Leoncella, Jesina che cerca qui il raddoppio con Iori che suggerisce la fuga sull'auto di destra da parte di Cameruccio che mette dietro ancora per Iori la battuta di destro di prima intenzione, in due tempi si salva Stafoggia e nega il raddoppio la formazione Leoncella che poi si vede di nuovo di rimessa, Leon Giovannini va da Iori che non impara lo specchio, ma c'era stato in ogni caso anche in questa occasione la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente Urbino che torna ad attaccare nel finale di partita, il blocco a terra da parte di Sanzaro, poi di nuovo Ducali, il pallone al limite, ci prova Calvaresi, pallone che rimpalla, va in direzione di Tamagni, ma c'è la il controllo da parte di Sanzaro, poi la sostituzione fuori Leon Giovannini autore del gol, partita dentro Iacchetta nell'11 con cui la Jesina conclude la partita, ancora il corner, il pallone in aria, di nuovo Innocenti sotto porta, non inquadra lo specchio, poi ancora una fuga da parte di Iori che finisce giù su questo attacco di Magnani qualche metro prima dell'area di rigore, nulla di fatto, nulla a segnalare per l'arbitro, mentre la Jesina torna a doversi guardare dagli affondi della formazione ospite, il pallone che spiova in aria, l'anticipo in presa alta di Sanzaro su Calvaresi, preziosissimo in questa occasione, ancora una volta l'uscita del portiere Leoncello, mette dall'altra parte, cerca l'affondo Cameruccio, finisce a terra sull'attacco di Magnani, non c'è nulla, si prosegue dunque, nulla di fatto, Jesina che non trova il raddoppio e si tiene stretto il vantaggio per 1-0 maturato grazie al gol di Giovannini al 41esimo del primo tempo e allora finisce qui, Jesina che ritrova la vittoria e torna in posizione playoff.